Il seguente video è offerto da Cyberspazio, trovate il link nella descrizione casomai vorreste ricevere ulteriori informazioni direttamente sul forum. Se il video vi piacerà mettete mi piace, condividetelo, aggiungetelo ai preferiti e iscrivetevi al canale per avere tutte le notifiche di quando verranno caricati dei nuovi video. Ciao a tutti gli amici di Cyberspazio, oggi vedremo come installare una ventola aggiuntiva all'interno del nostro computer. Il procedimento, diciamo, è universale in quanto non ci sarà alcuna differenza, a differenza del computer, per installare una ventola aggiuntiva. Allora, cosa bisogna fare? Prima di tutto bisogna aprire il computer, cioè il case. Per farlo basta svitare le viti che troviamo nel pannello posteriore, come abbiamo fatto noi, cioè basta svitare due viti e poi praticamente il pannello del case, essendo ad incastro, questo è sempre universale come spiegazione, se ne viene via, come possiamo vedere. Incastrato. Allora, qui abbiamo la ventolina che vogliamo aggiungere. Allora, la prima cosa da fare è vedere dove lo si vuole installare. In questo caso noi abbiamo questa feritoia all'esterno, quindi volendo far passare l'aria più velocemente l'abbiamo posizionata qui. Allora, prima di tutto, prima di collegare, fare i dovuti collegamenti, è meglio prima fissare la ventolina. Poi il metodo di fissaggio varia da ventola a ventola. In questo caso abbiamo dei gommini che si incastrano sia sulla scheda madre, cioè sia sul case, la parte esterna, sia sulla ventolina della parte interna. Una volta collegata abbiamo lo spinotto a 3 pin, che è questo qui, che è universale per tutte le ventole. Però dentro la confezione ci è uscito anche un connettore a 4 pin. Eccolo qui. È una sorta di adattatore. Allora, noi possiamo scegliere se collegare la ventolina direttamente sulla scheda madre, se abbiamo il connettore a 3 pin, che adesso vi faccio vedere, è questo qui, un connettore a 3 pin. Quindi qui basta prenderlo e si inserisce e va ad incastro, poi ve lo faccio vedere. Oppure, eventualmente non si dispone della presa a 3 pin, possiamo guardare tra i cavi dell'alimentatore, troviamo quello a 4 pin, quindi si può scegliere se collegare la ventola alla scheda madre o direttamente ai cavi che sono usciti dall'alimentatore. Quindi volendo si collega la scheda madre direttamente, oppure se si vuole collegare all'alimentatore si usa questo adattatore, si mettono i 3 pin su questo, in questa uscita qui, che poi grazie all'adattatore diventano 4 e i 4 si attaccano su questa uscita qua, come possiamo vedere. Vabbè, noi in questo caso usiamo l'uscita a 3 pin perché è molto più comoda. Basta che ci avviciniamo praticamente e premiamo. Quello va in incastro praticamente. Ok, adesso l'abbiamo collegato. Accendiamo il computer e vediamo se funziona. Dopo aver rimontato tutti i cavi, facciamo questa prova di accensione, insomma. Premiamo sul pulsante power. Come possiamo vedere, la ventolina si accende ed è pienamente operativa. Boh, bene, lo scopo di tutto questo qual è? L'aria sprigionata dal processore calda viene risucchiata attraverso la ventolina che da questa parte aspira e espelle all'esterno. Tutta l'aria calda viene subito espulsa non appena viene emessa dal dissipatore che ha il processore. Montare ventoline aggiuntive è un procedimento utile anche se si vuole fare un overclock, cioè un aumento di frequenza del processore, ma questo lo tratteremo in uno dei nostri prossimi video. Quindi un saluto a tutti, arrivederci al prossimo video, se avete delle domande visitate Cyberspazio e aprite una discussione nella sezione case e alimentatori. E non per l'ultimo, meno importante, se vi è servito questo video iscrivetevi al canale.